Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi parliamo di un nuovo brand, Vitamol Cosmetics, è un'azienda italiana di cosmetici naturali. Sul loro sito, che vi lascerò nell'info box come sempre il link, si può trovare una vasta gamma di prodotti cosmetici, make-up, prodotti per la cura della pelle, capelli, solari, insomma ci si trova di tutto sul loro sito. Una cosa che vi devo dire, loro realizzano prodotti naturali, senza parabeni, senza petrolati, insomma, senza schifezze, e con un packaging semplice, ma con un prodotto di altissima qualità a un prezzo abbastanza accessibile, diciamo così, perché parlando di prodotti naturali, diciamo che in genere siamo abituati di avere un prezzo abbastanza caro. Questa volta troviamo un prodotto di buona qualità ad un prezzo accessibile per tutte le tasche. Io ho ricevuto prodotti make-up sia in full size ma anche campioncino e vorrei parlare di ognuno in parte in modo che voi vi potete fare un'idea al riguardo. Primo prodotto di quale parliamo è proprio questo Vitamol BioSoft Profile Firmness Ampoules, è un siero viso. Allora, questo siero ha una consistenza molto molto concentrata, si deve applicare mattina e sera con movimenti circolari sul viso, si deve lasciare ad asciugare e poi si deve aggiungere una crema idratante. Io considero che questo è pure un ottimo base per il trucco, infatti io l'ho usato oggi prima di applicare il fondotinta, si sente molto bene. Vi dicevo, un effetto lifting, è un prodotto anti-age. Il suo prezzo è di 41 euro, e anche se il campioncino è così, in realtà lui arriva in una scatola con 6 contenitori piccoli, contenitori all'interno. Se troverò comunque sull'internet qualche foto ve lo farò passare in modo che vi fate un'idea di come si presenta questo prodotto. Prossimo prodotto di quale parliamo è questo Lift Effect Foundation Vitamol Makeup, un fondotinta liquido con una consistenza molto concentrata, ha un SPF 15 e dal suo interno è presente la vitamina E. Arriva in una bottiglia di vetro, mi sa che ce l'ha 30 ml di prodotto come tutti il fondotinta, in genere il suo prezzo è di 20 euro ragazze, e diciamo che si può trovare sul mercato un fondotinta che magari costa di meno, ma non sono sicura se riusciamo a trovare un prodotto naturale. Questo prodotto è privo di parabeni, in quello che riguarda la sua coprenza, ha una coprenza media alta, per sicuro è un prodotto che si può stratificare per ottenere una copertura più alta ancora. Comunque parliamo di un fondotinta che a me personalmente ha piaciuto moltissimo, è quello che indosso al momento. Il brand ci consiglia l'uso di un pennello se vogliamo un finish professionale, un finish light, diciamo così, mentre se vogliamo una copertura più grande, possiamo usare semplicemente le nostre dita. Io preferisco di usarlo con la spugnetta perché mi offre la copertura che io voglio, ma sempre mantenendo un finish naturale. Come finish della sua texture, è un finish satinato luminoso che offre luminosità alla pelle, uniformizza la pelle e riesce a nascondere molto molto bene le imperfezioni. Per sicuro è un fondotinta che io personalmente acquisterei, ragazze, perché voi sapete io sono molto scettica in quello che riguarda i fondotinta, ce l'ho veramente pochi, quelli che io amo, siccome uso il Dermablend e mi piace veramente moltissimo la sua copertura perché ha una copertura veramente altissima e riesce a nascondere assolutamente tutte le imperfezioni, anche il segno di nascita che ho.
se io dico che è un fondotinta che mi piace la sua copertura, per sicuro non è un fondotinta che non dovete badare a lui, lo amo, mi piace veramente moltissimo perché, come vi dicevo, il suo finish è satinato, è naturale, è luminoso, non carica la pelle, quasi non si sente sul viso, non è appiccicoso. Non parliamo di un fondotinta non transfer, perché per sicuro ce l'ha questa cosa. Purtroppo sul sito al momento sono disponibili solo 3 tonalità e diciamo, di quello che ho visto, forse questo è un po', ce l'ha un sottotono più neutro, ma tutti gli altri 2 ce l'hanno un sottotono più rosato. Se cercate buona tenuta, buona durata, un bel finish naturale sul viso e una copertura molto buona, per sicuro questo è un fondotinta che dovete provare. Ho ricevuto questa BB Secret Cream, arriva in questa scatola semplice di cartone, presenta lo stesso design come il prodotto, ci dicono in italiano e anche in inglese dettagli riguardo il prodotto, l'inci, insomma un po' tutto. Sono 50 ml di prodotto all'interno, con un pau di 12 mesi per 12,90 euro. 50 ml di prodotto per 12,90 euro, diciamo che il prezzo è giusto, pensando che parliamo di una crema naturale che non ce l'ha all'interno parabeni. Questo prodotto è un prodotto multiuso, altro di essere un prodotto creato in speciale per make up, per uniformizzare, per effetto lifting, per nascondere le imperfezioni presenti sul viso. Lei contiene vitamina A, vitamina E, provitamina B5, idrata molto bene la pelle, protegge la nostra pelle dai raggi UV e anche previene l'invecchiamento. È una crema abbastanza liquida, viene così, con questo colore bianco, ma quando noi andiamo a stenderlo sulla nostra pelle inizia a colorarsi, vedete, dà un po' di colore alla pelle. Io personalmente non amo le BB cream. Non ce l'hanno una copertura abbastanza alta per poter nascondere assolutamente tutte le imperfezioni presenti sul mio viso. Questa ha una texture molto delicata, dà luminosità alla pelle e lo uniformizza in quello che può fare una crema colorata per noi. Ha un ottimo odore, molto molto dolce, ma nello stesso tempo delicato, non dà fastidio. Diciamo che non è un prodotto a quale io arriverò a prenderlo ogni volta, perché, come vi dicevo, preferisco il fondotinta e non le BB cream. Ma se sulla vostra pelle del viso non si presentano tante imperfezioni e se siete abituate ad usare una BB cream, per sicuro questo è un prodotto che io vi consiglio, anche perché è un prodotto naturale, come vi dicevo, e il prezzo è molto bene per la quantità di prodotto che noi riceviamo. Ragazze, ho ricevuto questo Vitamol Nuvola Blu mascara alta definizione all'aloe vera. Arriva in un packaging semplice, niente di che, nero con una scritta su argento sopra. È un packaging che io dico è da una plastica molto bene fatta e di qualità, non è quella plastica cheap, diciamo così. Lui ce l'ha un applicatore classico, un scovolino di questo, come si facevano prima, diciamo, i mascara.
Adesso diciamo, ultima moda è quella di creare mascara con un scovolino di silicone. A me questo scovolino piace moltissimo anche perché ragazze, questo scovolino crea quell'effetto naturale sulle ciglia. Io amo di più questi che quello in silicone. Abbiamo qua 10 ml di prodotto per un'apertura di 12 mesi, il prezzo è di 9,50 euro. Diciamo che neanche lui è un semplice mascara, è un mascara come vi dicevo che contiene all'interno aloe vera, è ottima per rinforzare le nostre ciglia e aiutare di non cadere più. Poi ce l'ha pure estratto di oliva se non sbaglio che darà lucentezza alle nostre ciglia e poi la ragazza all'interno presenta una combinazione molto molto interessante. Crusca di riso, cera carnobbe e cera candelilla che aiutano con l'incurvatura e la lunghezza delle nostre ciglia. Infatti, a me l'effetto che questo mascara sta creando mi piace moltissimo e sono una molto molto critica in quello che riguarda il mascara. Secondo me è un ottimo mascara, sempre un prodotto naturale, un prodotto che vi consiglio di provare. E siamo arrivate ragazze pure all'ultimo prodotto che è Vitamol Makeup Brilliant Gloss con vitamina E. Questo è un gloss, è anche una novità. Avevo visto sul loro sito che ci sono molte colorazioni, sono 12 colorazioni. Abbiamo qua, vediamo, 8 ml di prodotto all'interno per un'apertura di 12 mesi ad un prezzo di 8,50 euro. Io non sono fan o non uso di tanto tempo i gloss, ma vi devo dire che questa formulazione mi è piaciuta veramente moltissimo. È una formulazione con un colore pieno, un colore pigmentato, coprente sulle labbra, non è per niente appiccicoso. Infatti si vede questo, è una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che dura abbastanza sulle labbra, non mi aspettavo, io in genere mi ricordo mettevo il gloss e me lo mangiavo in qualche minuto, con questo ho pure bevuto e mangiato e diciamo che si sentiva lì sulle labbra, come vi dicevo ce l'ha all'interno vitamina E, è molto idratante, sulle nostre labbra si sentirà molto molto bene, confortevole, veramente non dà nessun fastidio e essendo molto concentrato questo gloss non ce l'ha in tendenza di correre sui lati. L'ho usato con una matita, l'ho usato sopra un rossetto e l'ho usato semplice come adesso per un effetto più soft, più delicato per solo vestire le labbra con un po' di colore, un po' di luminosità. Questa colorazione è rosa rame metal, infatti è una bellissima tonalità. Il packaging di questo prodotto si vede, è un classico in quello che riguarda i gloss. È una confezione di plastica con la parte di giù trasparente,
a base qua ce l'ha questo colore argento, mentre la parte di su è sul nero e abbiamo questa parte sempre trasparente. Il design è molto carino, molto, molto elegante, mi piace. Pensando che la mia esperienza in quello che riguarda i gloss non è stata una buona esperienza con lui, sono stata sorpresa in molto in modo piacevole. È sempre un prodotto che vi posso consigliare, sempre un prodotto naturale, come vi dico, di ogni prodotto da Vitamol Cosmetics. Se siete fan dei gloss, per sicuro io ve lo consiglio. Crea questo effetto metallizzato sulle labbra, è un effetto che mi piace. Vedete, l'ho messo pure sopra diversi rossetti, diversi colori di rossetti per vedere, per provare un po' la durata. E sì, la durata è per sicuro un po' più alta che ho usato da solo, ma vi dicevo, sul un rossetto crea un effetto veramente molto molto carino, questo effetto metallizzato. Ed ecco che abbiamo finito pure con questo video. Nell'info box vi lascerò il link del sito, hanno pure un profilo Instagram, vi lascerò il link pure del profilo Instagram. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!